Avendo avuto una mamma aggressiva psicologicamente, non riesco a concepire nemmeno la violenza verbale, tantomeno quella fisica, su nessun essere vivente, tantomeno i miei bambini. E ormai vivo per difendere il mio amore, e la procura incolpa me, come se tutta questa tragedia fosse voluta, cercata. A nessuno importa che i miei bimbi fossero seguiti e tenuti come fiorellini, perfetti. A nessuno importa come io cercassi disperatamente di essere la mamma che non ho mai avuto. Così, sui social, Monia Bortolotti ha cercato di difendersi mentre le indagini su di lei erano ancora in corso. La madre, recentemente arrestata a Pedrengo, Bergamo, è accusata principalmente di doppio infanticidio. La tragica vicenda coinvolge la morte dei suoi due bambini, Alice di 4 mesi, avvenuta a novembre 2021, e Mattia di 2 mesi, avvenuta a ottobre 2022. Si sospetta che li abbia soffocati, sopraffatta dal loro pianto. Il maschietto, in particolare, era stato cercato e voluto per alleviare il dolore derivante dal primo lutto. Monia Bortolotti, di origine indiana, è stata adottata in tenera età, ad appena un anno, da un orfanotrofio di Calcutta, diventando l'ultima bambina assistita da Madre Teresa. Originariamente chiamata Mia, il suo nome è stato successivamente cambiato in Monia al suo arrivo in Italia. Ha costantemente sostenuto, insieme al compagno, ai parenti e alle forze dell'ordine, che la morte dei suoi bambini è stata causata dalla cosiddetta SIDS, la Sudden Infant Death Syndrome, ovvero la morte improvvisa in culla. Sulle piattaforme social, Monia è parte di un gruppo dedicato a tali tragici decessi, considerati del tutto imprevedibili. Ha condiviso diverse volte i suoi pensieri con i genitori che condividono simili esperienze. Ecco uno dei suoi post, pubblicato il 30 agosto. «Care mamme e cari papà, ho perso la mia prima bimba in culla, soffocata da un rigurgito. La colpa è mia per averla messa a dormire di lato sui suoi cuscinotti tanto morbidi. E il secondo, nato l'anno successivo, se n'è andato molto probabilmente schiacciato da me mentre mi sono addormentata allattandolo. Al mio risveglio era ancora vivo, ma per poco. La colpa è ancora mia perché, per evitare la stessa tragedia avvenuta alla sorellina, lo tenevo in braccio giorno e notte, camuffando le mie paure per non disturbare nessuno». Parole inventate. Chi è davvero Monia Bortolotti? È la madre disperata che compare sui social o è effettivamente responsabile della tragica fine dei suoi bambini? La sua presenza su Facebook fornisce in parte un'idea della sua complessa personalità. La donna si è spesso confidata online, preferendo farlo attraverso la rete piuttosto che con amici in carne e ossa. Ha documentato la sua difficile situazione familiare e le tensioni con la madre adottiva, a cui si riferiva come a una mamma nociva e priva di affetto. Al contrario, manteneva un buon rapporto con il padre e la sua compagna. Certamente Monia attraversava un periodo di sofferenza legato alla sua situazione adottiva, un dramma irrisolto che avrebbe richiesto sostegno. Tuttavia ciò non la rende incapace di comprendere e agire consapevolmente, come sottolineato dai carabinieri e dal procuratore Maria Esposito. Nelle 200 pagine dell'ordinanza, il magistrato ha richiesto il suo arresto citando la sua spiccata pericolosità sociale e la possibile recidiva del reato. Ad oggi non emergono disturbi psichici. Gli inquirenti, al contrario, sostengono che abbia agito con piena capacità di intendere e volere, mostrandosi lucida, ben orientata e dotata di notevole eloquenza, razionalizzazione e freddezza. Tali caratteristiche si riflettono anche nella sua abilità nell'organizzare la difesa, dopo aver scoperto di essere sospettata dei due infanticidi. Quanto al rapporto con il compagno, Christian, operaio e padre dei due bambini, sembra che la loro relazione fosse segnata da un grande amore. Christian era innamorato di Monia, incontrandola presso la scuola di ballo dove insegnava danze sudamericane. Quando la sua prima figlia, Alice, morì, l'uomo credette alle parole della compagna. Ora dicono che sia un uomo distrutto dal dolore. In realtà nemmeno i medici avevano dubitato di lei in quel momento. Alice era nata con difficoltà nella deglutizione, presentando problemi che potevano causare soffocamento. Il medico aveva notato tracce di rigurgito nei polmoni, suggerendo che potesse essersi strozzata. Ma quando Mattia morì, i sospetti iniziarono a gravare sull'uomo, e successivamente anche sui medici.
Le indagini ebbero inizio subito dopo la morte del piccolo, avvenuta il 25 ottobre 2022. Da un po' di tempo la giovane madre era stata oggetto di osservazione da parte dei parenti, poiché sembrava strana, nervosa, forse depressa. Per questo motivo cercavano di non lasciarla mai sola con il bambino, specialmente quando si mostrava cupa durante i suoi pianti disperati. In uno dei rari momenti in cui erano soli, Mattia morì. L'autopsia fu eseguita, ma i medici non riuscirono a comprendere cosa gli fosse successo. Nonostante un episodio precedente in cui era stato portato in ospedale dal padre per una lunga fase cianotica. Sottoposto a tutti gli esami medici possibili per evitare la tragica sorte della sorellina, il bambino era stato appena dimesso in perfetta salute. La stessa mattina del suo decesso era stato visitato dalla pediatra senza alcun riscontro di anomalie. Gli investigatori sono ora convinti che il suo primo ricovero fosse legato a un tentativo di soffocamento e che solo l'intervento tempestivo del padre avesse salvato il piccolo. L'autopsia ha confermato in modo inequivocabile la causa della morte. Il bambino è deceduto a causa di un'asfissia meccanica acuta da schiacciamento pettorale attraverso un'azione volontaria. La madre lo aveva stretto troppo a sé, causandone la cessazione della respirazione. Era stata presa la decisione di riesumare anche il corpo di Alice e di sottoporlo a un'autopsia, ma il cadavere si presentava troppo deteriorato per fornire informazioni risolutive. Tuttavia, nonostante la mancanza di prove evidenti, i carabinieri alla fine hanno individuato gravi indizi di colpevolezza, suggerendo l'ipotesi che nel caso di Alice la madre possa aver utilizzato un cuscino per evitare segni visibili sul cadavere. Secondo gli inquirenti, la causa scatenante degli omicidi risiede nell'incapacità della madre di sopportare la frustrazione derivante dal prolungato pianto dei bambini. A questo punto, nell'agosto del 2023, l'unione con Christian giunse al termine. L'uomo ha abbandonato Monia Bortolotti e la loro casa, che, pur essendo bella ed elegante, con un curato prato all'inglese, avrebbe dovuto rappresentare un rifugio sicuro per i loro figli. La donna è tornata a sfogarsi sui social, nel gruppo che riunisce genitori che hanno perso i propri figli in culla. Scrive: «La colpa è mia, per essere stata accanto a una persona che per problemi sessuali o meno mi ha sempre tradita e mai amata davvero. Per me amare significa stare accanto a qualcuno nella buona e nella cattiva sorte, ma non tutti sono disposti a questo». Monia Bortolotti si è trasferita dal padre a Cazzaniga, dove, colpita dal malessere, è stata ricoverata in una clinica a Verona per cure. Nel frattempo, consapevole di essere sotto accusa, cerca solidarietà sui social, dichiarandosi innocente. «Vado avanti solo per proteggere l'amore immenso che provo per i miei bimbi dalle accuse della procura, perché i miei bimbi erano tenuti come gioielli. Al momento è in carcere».